Galaxy Unpacked 2023. Oltre ai classici Galaxy S23, gli smartphone top di gamma dell'azienda, quest'anno Samsung ha lanciato anche i nuovi notebook. Quindi Galaxy Book 3, la serie top di gamma nello specifico, e qui siamo con il prodotto veramente di fascia più alta, ovvero Galaxy Book 3 Ultra. Un notebook sicuramente interessante, soprattutto per le sue specifiche tecniche. Abbiamo un display da 16 pollici in formato 16 decimi, 2880x1800 la risoluzione di questo pannello, un display che è un Dynamic AMOLED 2x, quindi sicuramente neri profondissimi, colori brillanti, e anche una buona copertura per quello che riguarda lo spazio colore DCI-P3, perché questo è un notebook che è destinato ai content creator, e lo è anche per via della sua scheda tecnica. Qui dentro troviamo infatti processori Intel Core di ultima generazione, ma nello specifico parliamo di processori della serie H, quindi quelli con TDP più elevato, che permettono di avere ottime prestazioni. E poi schede grafiche discrete Nvidia RTX, anche qui l'ultimissima generazione, si parte dalla 4050 e poi è disponibile anche un modello invece con la 4070. Un notebook che, nonostante queste specifiche, offre comunque uno chassis che è interamente in alluminio, ma uno spessore e un peso tutto sommato abbastanza contenuti. Qui abbiamo uno spessore di soli 16 mm e un peso di 1,790 kg. Buona anche la dotazione di porte: da questo lato abbiamo una HDMI 2.0 e due USB-C, entrambe con supporto Thunderbolt, mentre dal lato troviamo una USB-A e il classico jack per le cuffie, oltre ovviamente a una micro SD che ci permetterà quindi di scaricare in maniera molto comoda tutti i contenuti presenti sulla nostra fotocamera. L'altro dettaglio che vi voglio mostrare è poi quello di questo trackpad, un trackpad che è davvero enorme, forse in questo momento uno di quelli che si avvicina di più alla dimensione, guardate un po', dei trackpad dei notebook Apple, quindi dei MacBook. Ma ora mi sposto, vi faccio vedere anche il Galaxy Book 3 360. Come capirete sicuramente dal nome, Galaxy Book 3 360, perché il pannello ruota appunto di 360 gradi e ci permette poi di utilizzarlo anche in modalità tablet, potremmo definirla così. Quindi proprio per questo motivo abbiamo un pannello touch sempre AMOLED, sempre Dynamic AMOLED 2x, la risoluzione rimane la stessa della versione Ultra, quindi 2880x1800, e in dotazione troviamo anche la fantastica S Pen, che ci permette quindi di comandare tutto quanto il display, prendere appunti, disegnare, insomma tutto quello che volete, sfruttando proprio il touchscreen. La struttura rimane sostanzialmente identica, se non fosse per le cornici appunto che ci permettono di ruotarlo di 360 gradi. Anche qui piattaforme Intel di 13esima generazione, in questo caso non sono processori H ma processori P. In particolare la configurazione, diciamo, che sarà in vendita, sarà dotata di 16 GB di RAM e un processore Intel Core i7 con 512 GB di storage. Anche qui una soluzione molto molto sottile, ma nonostante ciò non si rinuncia alla doppia USB-C, all'HDMI Full Size 2.0, lettore di schede SD, USB-A e ovviamente anche il jack per le cuffie. Davvero una soluzione molto molto interessante, con chassis interamente in alluminio e anche qui un trackpad davvero enorme. Ma ci spostiamo sulle versioni, diciamo, un pochino più classiche, più normali, sempre della serie professionale, diciamo, e abbiamo il Galaxy Book 3 Pro in versione da 16 pollici. Come per gli altri modelli, il design è sempre praticamente lo stesso, con questa tastiera full size con tastiere numerico, trackpad gigantesco, anche qui scocca interamente in alluminio, sempre sottile, abbastanza leggero, display Dynamic AMOLED 2x, sempre 2880x1800 pixel di risoluzione. Un prodotto che sarà disponibile anche qui con processori Intel Core i7 di 13esima generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Questo per il modello da 16 pollici con display in 16 decimi, perché c'è anche una versione da 14 pollici, sempre del Galaxy Book 3 Pro, che avrà invece un numero maggiore di configurazioni disponibili. Le caratteristiche sono sempre le stesse, come vi ho detto prima, cambia soltanto la dimensione del display, e ovviamente qui non abbiamo il tastiere numerico, perché per le dimensioni sarebbe stato più complicato, diciamo, inserirle qui dentro. Un prodotto che è ancora più sottile e più leggero, dicevo, diverse configurazioni, però in questo caso abbiamo la soluzione di partenza con 8 GB di RAM e disco da 512 GB e Intel Core i5, si passa poi al Core i5 con 16 GB di RAM e 512 di storage, e Core i7 sempre con 16 GB di RAM e 512 di storage.
E chiudiamo parlando di prezzi. Galaxy Book 3 Pro da 14 pollici, come detto, disponibile in tre configurazioni. Quella base parte da 1799 euro, si sale a 1899 euro per quella con Core i5 16 GB e 512 e si finisce a 1999 invece per quella con Core i7 16 GB di RAM e 512 di storage. La versione da 16 pollici, quindi Galaxy Book 3 Pro con 16 pollici di display, è disponibile solo nella versione con Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di storage a un prezzo di 2099 euro. Si sale a 2299 per il Galaxy Book 3 Pro 360 con 16 GB di RAM, 512 di storage e Core i7, mentre saranno disponibili due versioni del modello Ultra, quindi il Galaxy Book 3 Ultra, 2699 euro per la versione con Intel Core i7, ricordiamo H, e RTX 4050. Si sale poi a 3499 euro per la versione top di gamma con Core i9, sempre in versione H, e scheda grafica RTX 4070. Per il momento è tutto da questa anteprima dei nuovi Galaxy Book 3 di Samsung. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova lineup di notebook dell'azienda coreana. Ovviamente lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ciao!